progetto importante, la Regione Abruzzo ha presentato a livello ministeriale questo progetto e lo ha vinto e ha dato l'incarico alla ARS di Teramo di essere capofila investendo fondi, investendo risorse, ma soprattutto portando avanti un progetto fondamentale per quello che riguarda la presa in carico del paziente anziano fragile dopo le dimissioni dell'ospedale. Il paziente sarà seguito a livello multisistemico, quindi non solo attraverso l'ADI ma anche attraverso altre forme, che vede una realtà inclusiva anche dei comuni, del terzo settore. Un progetto fondamentale, innovativo, anche precursore di quelle che poi sono le linee che sono state dettate dal PNR. Quindi un progetto all'avanguardia che abbiamo presentato anche a livello nazionale, ricevendo i complimenti da tutti gli addetti della sanità. In questa stanza si mette in pratica ciò che abbiamo detto oggi da questa presentazione. Ci saranno degli operatori che appunto prenderanno in carica il paziente ospedaliero e dopo daranno tutta l'assistenza necessaria sul territorio per la propria cura, per una cura di prossimità. Ma la cosa bella, io ho vissuto questo progetto, sono stati tantissimi giorni di formazione, io ho anche frequentato la formazione per vedere coinvolti, entusiasti, i medici ospedalieri, i medici del territorio, infermieri, tutto il personale del comparto interessato, perché c'è sinergia, c'è voglia di lavorare insieme, di fare squadra per dare alla nostra sanità un futuro degno di quello che deve essere la sanità, a prescindere da tutte le polemiche che si vogliono fare. Noi stiamo facendo tanto per la sanità teramana, per riportarla al centro e per dare quello che merita, che ha avuto nel passato e che merita per il futuro. Questo sarà il nostro obiettivo qui e questo è quello che faremo. Noi stiamo qui per dare sanità, per dare sostegno ai cittadini e questo lo faremo fino all'ultimo giorno che noi saremo qui in questa ASL. Con l'assessore Verini non possiamo non chiedere del nuovo ospedale. Beh, oggi secondo me non è il problema dell'ospedale, a giorni faremo una conferenza sull'ospedale e lì parleremo del nuovo ospedale, perché anche quello è un argomento interessante per la cittadina teramana e ne parleremo compiutamente in maniera ampia e in maniera di chiarire tutti i dubbi su questo nuovo ospedale. In questa prima fase qui saranno 6-7 persone, ma è coinvolto tutto il personale ASL, dai medici dell'ospedale ai medici del territorio, perché va data quell'assistenza continua al paziente. Noi lo dobbiamo curare in maniera tale che una volta uscito dall'ospedale, come diceva il dottor Profeta, non dobbiamo riportarlo in ospedale, non dobbiamo far riacutizzare la propria malattia, ma gli dobbiamo dar modo di potersi curare nel proprio ambiente familiare, perché tanti anziani nel momento in cui li portiamo nelle nostre strutture si dissociano e per loro è la fine della propria vita. Quindi noi dobbiamo farli vivere, farli stare bene nel proprio ambiente in cui hanno sempre vissuto. Assessore, nel piano lei ha detto che presenterà a breve il nuovo piano della rete territoriale, cioè che novità ci saranno? Sono novità importanti e fondamentali perché ci sono grandi investimenti sia sulla digitalizzazione, sull'innovazione tecnologica, perché dare una sanità di prossimità vuol dire avere anche degli strumenti che entrano, della telemedicina, la telerefertazione, strumenti che entrano proprio dentro la dimora, dentro le casse di questi pazienti, ed è questo senz'altro il punto di forza di questa rete territoriale, che vedrà poi in tutta la nostra regione l'apertura di ospedali di comunità e case di comunità aperte H24, e senz'altro queste nuove realtà serviranno per ridurre quelli che sono poi gli ingressi inappropriati presso i pronto soccorso.